Corra! Tu! Come stai? A posto, frate. Senti, corra, sta già fanno la domanda. Rish, rish. Ma tu faccio buon che tu tieni un negozio che vende tutte cose, proprio tutte cose. È normale. Ma tu ma corra. Ma serve una scatola di cioccolatini. Ah, ma ti mi sa fa amore. Diciamo, una sorte, ah? Ma con chi? Qua è ma postiglione. E ma postiglione, ma figli di Francesco postiglione. Ehi, ma uomo, ma Michele. È spopolato nella città, upata, è tutto strums. È un saccio, corra, però. Non ci pensavo, a te. Ecco, me ne tengo, mo da lungo. Tieni, tieni. Qua, grazie, corra. Ma fammi capire, quando la c'era? Tu, facciami 3 euro, va? Vabbè, perché quando sta? Sta 6 euro, però va 3 euro e me. Qua, frate, ma si rassa. Grazie, frate, a me. Prego, tu. Ma raccomando, state accorti, non preoccupate, state soprattutto occupati. Ah, no, corra, mi ha morito un culo spezzi, lui è che merda. Ma così te voglio. Ciao, corra, ciao, tu. Ma è impresso, sono che sei, tu, tra nura, c'è tra sì. Ui, va giù. Ui, cugino, cugino, sta a posto. Si fotte. Ui, ora è a posto. Ehi, Toto, Fabri, Toto. Vai giù, ma stiamo solo tutti e quattro. Ehi, non c'è nessuno, Dodo, ma che blu su, stiamo solo luci. Ah, boh, ma che lo trovo ora, Ma, Fabri, ma che cazzo stai facendo? No, Dodo, chi si trova su ficcano? Guarda là, va. Ma che faccio che stai facendo? Cugino, stai fumando il canne. Vabbè, perché qual è il problema? È troppo bello. Ma come, cugino, fuma il canne? Ah, non sapete, non la faccia così innocente. Mi isolo il canne, vai, faccio tutto, canne, cocaina, hashish. Qualsiasi droga mi dai, ma la faccio. Come uccido, che fai? Se non la faccio così innocente, ma è droga. Ma perché mi piace, è una cosa di famiglia, di main. Pure papà, alla mia età, sai quanti droghe si è fatti, pure questo. Mamma mia. Dove tu? Ma quando mi ha dato, ma che mangia droga, già sto bello qua. Tu sei buono. Ora, tu? Ma si scende, non si fanno queste cose. Hai capito pure. Tu, sai che già da se mi sei andato con Peppe. Ma che faccio mi stai dicendo, Dovi? Ehi, se mi sono andato, ti giuro. Ma come, stai chi ne corna? Ma, no, light che smetteva in teoria. Giada. Over fine. Ma sai che è Raffaello la mia battuta? Ma chi? Peppa Barrett. Ah, Peppa Barrett. Ho veramente fatto. Ehi, si è messo sotto a casa sua. Ti sembra che ce l'hanno sfondata e mazzata, il Raffaello. Se ne è finito. Ma, Toto si rassa. Ma, troppo forte. E perché la tua battuta? È perché se non barre Flavio, lui si chiama conferenza, non ci faccio mezza sabbia, ah. Ma tu hai fatto buono, lui è tutto scemo per Peppa Barrett. Non è proprio un cognome stronzo, wow, giù, giù. Hai fatto buono, hai fatto buono. Buongiorno, buongiorno, Russo. Ma io, ci faccio la faccia, che sei tua all'erta? Ci passiamo, dove stai sottato? La musina alla loce. Tu hai sorte, fratata. Allora, ragazzi, come sapete, io non mangio niente, fa niente, sono peggio di voi. Però oggi voglio trattare un argomento per voi. Va, questo sono pronto. Ehi, frate, marassa, vitami, come stai? A posto tu, ma che mazziata ci hanno fatto a Peppa Barretto? Dici uno, uci. Allora, ragazzi, un argomento di cui voglio parlare con voi è l'amore. Wow, questo l'amore, questo! Wow, questo ma vale l'amore! Ehi, Salvatore, ehi. Allora, ma secondo voi, nell'amore, la cosa fondamentale, qual è? Allora, questo. Ma cosa? Ah, Salvato, come fai a sera? Questo sto pazziano. Allora, la cosa fondamentale dell'amore, questo è la fiducia. Che intendi come fiducia? Cioè, tipo gelosia. Questo, ok di essere geloso perché è pure bello, però bisogna stare in fiducia, cioè devi dare fiducia al tuo partner, soprattutto non ne mettere il conto, no? Come fa sta grande aloce? Ma che uomo? Ah, questo, questo sei fidanzato. Ma come fai a sapere che mi sono rifidanzato? È voce, ah già, è voce. Questo, questo è fidanzato, tocca a Gaetano, mette la mano sotto a Gaetano. Questo, questa qua, Giada. Ma chi è? Chi è? Cozzolino, questo? Ah, Cozzolino, Cozzolino. Questo è fidanzato con un guaglione che sta andando da scuola, questo. Comunque, questo, vo posso giurare, nonostante è fidanzato, che sta braccia, tocca, fa, insieme a Gaetano, insieme a chi sei? Ma che c'entra? Ma siamo amici! Amici, questo che si fa il bucchino per tutte parti, questo! Ma che. Ma Salvatore, dai! Ma smettila! Wow, questo, giuro! Allora, diciamo che in certi casi,
Ci può stare, ma professor, ci può stare un paio di palle, perché professor, posso capire? Sì, io sono fidanzato con una guaglione, ovviamente che maschio c'ha da parlare, forza. Però, professor, mi parla tipo come sto facendo mo' e voglio, con un rapporto normale così, no che mazzecca un gol, no che mazzecca un gol così, abbraccio, no che vai, professor, ma quando faccio i miei conferenze, io ciac. Professor, tiene ragione, dottor. C'è un esempio, se vostra moglie facesse una cosa del genere, quello che faccio? Poi è sposata un'altra cosa, ma com'è sposata? Ma che lo fa amore? Che lo fa amore? Ma si stro... Scusi, dottor, aspetta. Un attimo, aspetta, perché se mi hanno passato un argomento. Scusami un attimo, se tu saresti fidanzato e la tua ragazza farebbe una cosa del genere con altri ragazzi, tu che facessi? Che fai? Lo sapevi che faccio? Così faccio così. Oh, mamma mia, aspetta, innamorata mia, adesso è pure a chi lato. Oh, mamma mia, come è? Professore, cioè, ma prendete conto che se è fidanzato, se lascia, se mette 300 volte questo guaglione e te ne corre. Ma scusami un attimo, cioè, voglio fare un'altra domanda. Ma mo, Giuseppe, lo sai perché tu, nonostante ci vi siete rimessi, ancora sei attaccato a Gaetano e cose varie. Ma certo che lo sa. È un cornuto contento. Guarda, è un cornuto contento. Cioè, dai, non è che parole. Guarda, adesso è acceso. Adesso fatti venire a cadere per via tutto, giuro. Marassa vita, che ci fai alle donne? Fai paura alla gente, tigre. Ma come fai? Non è che parole. Mamma, è tutto strunzo, pure Peppe. No, babbo, brusso, vabbè, ovviamente sono pazziano. Però cioè, faccio un esempio. Se ti lasci andare a classe e vorresti innamorare da me con un guaglione azzeccato abbracciato come già da Gaetano, io, brusso, lo giuro, con tutto questo brusso, non anzi, posso che voi, posso che ci facciamo ice, brusso, io piglio Jack. Ah, ice è pure ice, lo giuro, brusso, votto in mano malamente, me lo fotte proprio. No, brusso, ma c'ho rispetto, frate. Ma tu hai rispetto facendo una cosa del genere? Ma perché se ho altro rispetto fai buchino a nato mentre è fidanzato con me? Cioè, brusso. Adesso magari già del zoccolo, la spada ha fatto così perché io do ragione a Salvatore, perché non ha senso sta voce, cioè, se io sono fidanzata, perché mi sta a mettere a fare con un innamorato mio con altri ragazzi? Cioè, non avrebbe proprio senso. Poi, professor, hai pure Rita, cioè Rita, professor Rita, che sta sempre per cazzo su non balla mai. Cioè, ma rendete conto? Scusate, professor, no, seriamente, se vostra moglie facesse una cosa del genere, come facesse? La lascerei. È la stessa cosa, professor, ma com'è che... Ma il professor, sapete chi è una murata Giada? Chi è? Professor, sapete Giuseppe Barretta? Peppa Barretta? Giuseppe Barretta... Ma va nel... Aspetta, ma... Ma non sta in questa scuola? No, no, professor, sta andando a scuola. Ma aspetta, Peppe Barretta... Ma... Professor, che lo capita in palazzo mi? Quello che abita nel palazzo di Orlando? Professor, un primo piano. Ah, sì, certo che lo conosco. Quello io c'ho un mio carissimo amico che fa il, che è il suo professore. Certo che lo conosco. Professor, chi l'ha scelto? Peppa Barretta. Ieri a Raffaele ha buffato i mazzati. Ma come, che stai dicendo? Salvato, ma veramente fa? Professor, Raffaele, ce lo dici? Wow, professor, che pariato, lo giuro. Se mi vado fuori dalla casa sola, mi buffato i mazzati. Se ne è finito. Fanno questo, professor. Wow, professor, razzo proprio, tutti scemi, lo giuro. Ah, ragazzi, però non si fanno queste cose, cioè. Vabbè, professor, ma che è tutto scemissima, manca la lascia già, dovete far capire. Sì, dottore, ma se io mi fidanzo, tu sei geloso? Ma non c'è essere geloso, no? È normale, tu quando siamo fidanzati prima o poi nella vita, è normale. Pure tu hai pigliato pesce mo. Oh, calma, ci facci, ma... No, ragazzi, guardate che l'ha detto in un modo volgare, ma ha detto una cosa giusta. Ha visto, aiuto, facciamo un buchino. Vabbè, ragazzi, è suonata, io devo andare, dai, ci vediamo. Ciao, professor, ci vediamo. Parliamo di cose serie. Giada, tu fammi un buchin. Martina, tu fammi un buchin. Emma, tu fammi tre buchin. Guarassa, che ci fai femmina tua? Oh, Emma. Oh, Salvato. Sì, Emma. Se vuoi ti accompagno a casa, eh. Tanto comunque la strada è la stessa. No, no, tranquillo, mi viene a prendere Mattia. Mattia? Oggi a scuola non è andato. Ci capita pure, allora ti faccio compagnia. Lo sai che se ti vede ti uccide, vero? Perché mi sta a uccidere? Maschiofobico. Maschiofobico, fanno buchi. Che ci faccio? Ma me ne fotto a me. Vabbè, non posso stare con la persona che amo questi stronzati. Cioè, amo. Si è andata a cipiate. Ecco. Oddio, che è? Sono cioccolati. Ma non è San Valentino, Salvatore. Vabbè, che fa? È un regalo fatto con il cuore. Vabbè. Scusami. Qual è il problema? Pure se non è San Valentino. Abbracciami.
Non troppo, perché se ti vede Mattia ti rompe il cazzo. Uai, il tuo cazzo è Mattivo! Prima che accattana la scatola di cioccolatina c'è un faccio! Ah, tieni, va bene. Seriamente, ya. Salvatore, vai, ti prego, perché se no rompe le palle a me, ti giuro. Ah, boh, ya, allora, ciurì. Va bene. Anche perché... Ciao, Emma, ciurì. Ciao, ciao. Emma. Che c'è? Che è sti cioccolatini? Marone, ma comincia a rompere le cazzo, eh? No, io ti faccio una domanda, voglio sapere chi te la rata e che su. Com'è che su? Cioccolatini? Ma chi te la rata? Fatti cazzo su. Ma la già dice la bab. Marone, Salvatore. Ancora, Ti sta ancora la rete, Salvatore. E così sarà. Ancora. Allora, ancora devi capire che tra l'uana, anzi, sto scemo. Certo. Venga, proprio parola, guarda.